Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo qui con voi e anche questa volta parlerò di un libro che ho letto, di un libro che sto leggendo e di un acquisto che ho fatto in questi giorni. Vorrei iniziare prima a parlarvi del libro che sto leggendo, che ho finito di leggere ed è di Stephen King, 22 novembre 63, 22/11/63. Questa è l'edizione tascabile della Pickwick. Per un costo di 12,90 euro io ho avuto modo di prenderlo con uno sconto del 15% dalla Feltrinelli. Consta di esattamente 770 pagine e nella parte finale ha un assaggio di Mr. Mercedes, l'ultimo libro appunto dello scrittore americano, che io però sinceramente non ho letto questo assaggio perché aspetto che ci sia la versione economica di questo Mister Mercedes, non voglio farmi conquistare da queste poche pagine per poi spendere un altro po' di diciamo altri soldi, anche perché Mister Mercedes, a quanto ho capito, sarà il primo di una trilogia, quindi io non ho un buon rapporto con le trilogie. Ad oggi non ho letto la trilogia del Signore degli Anelli, l'unica trilogia che ho letto è la trilogia delle Gemme, quindi vedremo un po'. Se mi prenderà la curiosità, vedremo nei prossimi giorni. Nei prossimi mesi, nelle mie prossime letture. Questo è il mio secondo libro di Stephen King, come penso abbiate visto al mio canale, già ho recensito La Zona Morta. Ho scelto La Zona Morta e questo perché io non sono un fan dell'horror. Non essendo un fan dell'horror, volevo provare la lettura, ovviamente in traduzione, di Stephen King. E quindi ho scelto dei romanzi thriller fantasy, diciamo, di Stephen King. In effetti ho anche comprato, usato, però una versione pre, diciamo, 2000 e qualcosa dell'Ultimo Cavaliere, cioè il primo volume, volumetto della Torre Nera. Ovviamente mi è stato comunicato, mio malgrado, che questa versione che ho io è totalmente differente da quella rivista da King, quindi la leggerò, avendola comprato per poco, per cultura personale, per un approccio anche un po' fantasy verso King. Tornando a questo libro, devo essere sincero che mi è piaciuto molto. Inoltre ho trovato un collegamento a mia insaputa casuale con La Zona Morta, per un motivo, non vorrei fare spoiler, per un motivo, diciamo, di missione per salvare l'umanità da parte del protagonista. Quindi su questo. Inoltre c'è il libro, costa di 700 pagine, è scritto molto bene, la traduzione è di Wu Minguno, mi è piaciuta moltissimo, molto molto scorrevole, pochi o quasi nulli i refusi in questa versione economica. Inoltre nella prima parte c'è un collegamento con It. Allora, io non ho visto il film di It, non mi piacciono i film horror in generale, non ho letto niente di King Horror, ho recuperato il formato ebook It, lo leggerò quando ne avrò, diciamo, mi verrà la voglia. Quindi di questo in effetti me ne scuso per tutti i kinghiani. Quindi giudicherò questo romanzo in base alle sensazioni che ho avuto affrontandolo proprio come un romanzo in via generale. Allora, la prima parte, vediamo un professore di letteratura inglese, Jake Epping, che ha una vita pseudo-normale di 35enne americano, un professore di letteratura inglese di una scuola, anche di una scuola serale, con una routine abbastanza non particolare. Ha un gatto, è separato da una moglie alcolista che è scappata con un collega, tra virgolette, degli alcolisti anonimi, e adora andare a mangiare in un bar da una grandissima fama che ha una specie di hamburger che costa poco ma che lui adora, gestito da un suo amico che si chiama Al Templeton. E Al Templeton lo convoca in prima battuta, poi lui nella scuola serale conosce un bidello zoppo che in un suo tema che lui legge, a cui lui dà un voto altissimo, gli racconta la storia della sua infanzia traumatica e
E lui fa sì che questo bidello riesca ad ottenere il diploma anche serale, grazie anche ai voti che lui gli dà. Quindi, tornando, invece, all'amicizia che lui ha al con il gestore, questo Templeton, al Templeton all'improvviso lo convocherà da lui e lui noterà che rispetto al giorno prima lo troverà invecchiato. Al Templeton gli darà una notizia shock, cioè c'è una buca del coniglio nella sua magazzino dismesso di questa sua taverna che fra poco verrà venduto. Lui ha una malattia e gli svela questo segreto. Questo segreto cioè che nel suo magazzino di questa buca del coniglio, questo varco temporale del passato che lo riporta nel 58 e gli dà alcuni indizi e gli dice proviamo a cambiare in meglio il passato per far sì che questo presente cambi. Evitiamo la guerra in Vietnam. Come facciamo a evitare la guerra in Vietnam? Secondo lui dice, se salviamo Kennedy, tutto ciò ci riuscirà. Allora mi racconta anche di come lui ha tentato di salvare una ragazzina per un incidente di caccia. Allora Jake si lascia trasportare e decide di andare, anche perché decide di andare nel passato. Lì si innamorerà, condurrà le sue indagini, cercherà di modificare le stringhe temporali, l'effetto farfalla, produrrà risultati nel presente. Il finale mi è piaciuto. C'è una specie di lieto fine. Poteva essere un po' più a lieto fine, ma alla fine ci sta. Si presta, secondo me, anche a una versione cinematografica e è un libro che si legge velocemente. Si legge velocemente, lo ha anche grazie, oltre a King, alla traduzione di Gumin Guno. In effetti l'ho letto in 5 giorni. Consigliarne la lettura? Assolutamente sì. Se sei iniziare con questo libro King, direi di sì. È vero che all'inizio, caso particolare nel romanzo, che io pensavo che alla 300ª pagina il libro potesse quasi finire perché gli episodi iniziali mi piacevano tanto, da dire, si potevano fare due romanzi rispetto a questo, però alla fine c'è un nesso completo nel proseguo della trama. La parte iniziale è ambientata a Derry, Derry è la cittadina che è presente in molti romanzi di Stephen King. Derry è la cittadina dove avvengono i omicidi di bambini perpetrati da It, il pagliaccio. Incontrerà dei personaggi che sono presenti in It. Io non so bene quali sono questi personaggi, ma non ho una vaga idea. Si intersecherà in lui anche il fatto che lui scriverà un romanzo su questi omicidi, il posto degli omicidi. Quindi dei collegamenti ci sono, ma secondo me leggere questo romanzo e poi con calma leggere eventualmente It ci sta. Oppure non leggendo It, questo romanzo riesce a donarti ciò che vuole trasmettere, in effetti. La postfazione dell'autore è illuminante, e è anche divertente alcuni suoi giudizi su Obama, su Hillary Clinton, e mi è piaciuto anche perché mi ha dato anche la voglia di riprendere in mano e rileggere, perché l'ho letto molto tempo fa e ne avevo perso totalmente la memoria nel messaggio, Il giovane Holden. Il giovane Holden che io qui ho in economica tascabile in Audi e che sto, come vedete, leggendo e che ovviamente ne parlerò, e che lui lo rimanda, lo cita molte volte e io mi ha molto incuriosito. Quindi quando un libro mi porta un autore a farmi voglia di leggere un altro libro di un altro autore, è una sensazione positiva che mi viene data. Quindi su questo Stephen King, un'altra cosa, forse venendo da una lettura di Proust, venendo dalla Zona Morta, venendo dalla verità sul caso Harry Kemert, quindi racconti descrittivi lunghi, avendo letto qualcosa di Edgar, scusa, di Foster Wallace, avendo letto qualcosa in generale, non ho notato la pesantezza della descrizione, anche perché ci sono molti dialoghi, non credo ci sia prolissità, sono tutte descrizioni secondo me necessarie, anzi fondamentali, perché ti fanno
fanno immedesimare nelle pagine, ti fanno vivere questa fantastica avventura che ha il protagonista Jake Epping, ovvero George Anderson. Non è spoiler perché è il personaggio che lui interpreta va andare nel passato. Quindi su questo non ho criticità da muovere rispetto a questo libro di King e invito tutti quanti a leggerlo. Invece un acquisto che ho fatto, e sarà penso il mio unico acquisto di novembre, quindi sarà penso il mio regalo natalizio, o cercherò di comprare un altro libro che voglio da molto molto tempo, ma sto aspettando che esca in edizione economica di Richard Ford Canada, perché il prezzo attuale è di 19 euro, ci sono degli sconti, ma nel 15% vorrei cercare di trovarlo a un prezzo un po' più ragionevole, quindi speriamo di riuscire a trovarlo. Sono riuscito finalmente a recuperare un libro di Bikram Seth, che qui è ancora in cellofanato perché è la sua in due copie viste da me venerdì. Andando la domenica era solo questa copia, quindi mi ero un pochino preoccupato. Dopo un po' di tempo sono riuscito a procurarmi di Vikram Seth, edizione Thea, Il ragazzo giusto, che costa di 1.000 miliardi di pagine, cioè 1.600 pagine, dice. E ancora ce l'ho parlato perché voglio aprirlo solo quando inizierò a leggerlo. È un libro che parla di una capitale in uno stato immaginario, l'India settentrionale, nel 51, e di come una madre cerchi, pensando alla figliolata, un buon partito. Da qui c'è un affresco sulla genealogia dei personaggi e si intrecciano avvenimenti, avventure, tutto che fa da sfondo l'India, l'India del 51. Il Times definisce Il ragazzo giusto uno dei romanzi più straordinari del Novecento, di Graham Sette, il più grande scrittore di questi ultimi anni. E dal catalogo Longanesi, una Thea di 1.000 passapagine. Questo libro io l'ho scoperto perché quest'estate una ragazza australiana, parlando di libri, è importante dirlo perché come ci arrivano i titoli, come ci viene la voglia di leggere. Una ragazza australiana, io parlavo di Márquez, dicendo che Márquez per me era un Cent'anni di solitudine, era uno dei più letti che avevo letto al momento, perché secondo me poi il libro migliore è sempre quello del prossimo. Mi diceva, leggiti The Golden Boy di Vikram Seth. Quando sono tornato, ho detto che per lei è eccezionale. Ho letto alcune recensioni, ho visto che c'era una vecchia edizione, non si trovava. Ho aspettato, aspettato. Ho visto che sarebbe uscito per 16 euro dalla Thea. Poi ho aspettato che la Thea mettesse il 25%, confidavo il 25% della Thea, che è arrivato, cioè fino a fine mese, e l'ho preso. Anche con un po' di sconto che c'era sulla carta Feltrinelli, ho preso la Feltrinelli per 11,55 euro. E quindi l'ho preso e lo leggerò. Secondo me sarà una lettura molto, molto, molto interessante. Peccato, ringrazio la Thea, il catalogo Longanesi che l'abbia pubblicato, che era fuori catalogo, che c'erano vecchie edizioni, va benissimo. Però avrei speso qualcosina in più se la costa non era di questo tipo. Temo che il libro si rovinerà, si rovini. Temo, 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 temo che si rovini, si scrolli, perché è di una massa di pagine enorme, quindi vedremo cosa avverrà durante la lettura. Quindi sto leggendo Il giovane Holden, più la leggerò di Vikram Seth, Il ragazzo giusto, e penso che farò avrò un progetto su questo Vikram Seth, come fece a suo tempo per Il Re sul Giullare. Credo che farò più video rispetto alla lettura del ragazzo giusto. Poi, ringraziando la casa editrice Fazzi, non mi sono dimenticato, leggerò, ho già iniziato, ma mi sono fermato, ma continuerò a leggere perché è molto interessante, il libro Wolf Hall, che ho in ebook. Quindi, il mio programma è finire Il giovane Holden, continuare Wolf Hall e poi dedicarmi al ragazzo giusto di Vikram Seth che con fremito è ancora in cellofanato, così ho trovato alla Feltrinelli. Quindi ragazzi, io vi saluto, buone letture, buona vita e ci vediamo presto perché penso che farò un video ad hoc sul giovane Holden. Perché ho pensato che sia meglio questa come tipologia di approccio nel mio canale, farò un video ogni libro che
che leggo, perché così ho la memoria più fresca e posso parlarne meglio. Quindi, ciao a tutti, ragazzi.